Dario Rocchin che ha buttato fuori per consentire anche il cambio delle linee durante Oberhauk che dà a Pitti, Scott Pitti, da Lazzarillo, Oberhauk, pressato il Bolzano, difficoltà a uscire, ora le squadre sono complete, Jobe rientra dalla penalità, una penalità tra l'altro abbastanza sciocca, ha preso 2 minuti per un fallo abbastanza stupido, poteva evitarsi, insomma, ecco, Sacratini butta dentro, Jobe a seguire nell'angolo, insidiato da Zukov, poi Pablo rimette al centro per Pitti, Pitti su Zarrillo, Zarrillo rallenta, poi tira, il disco si impenna sul stecca di Mike De Angelis, colpisce in piena la rete di protezione, quindi si va all'ingaggio nel terzo di difesa del Milan, minuto 38 secondi del secondo periodo, 2-1 il punteggio a favore della formazione Bolzano. Primo piano per Bomanno, allenatore del Bolzano, qui abbiamo pronti all'ingaggio, il caso viene fatto non nel centro del disco d'ingaggio ma dal punto in cui è partito il tiro, anzi la deviazione di Mike De Angelis che si è conclusa fuori campo praticamente contro la rete, protezione per il pubblico. Pitti all'ingaggio per il Bolzano, il tiro di Oberhauk che sfiora la gabbia difesa da Mike Zanier, ed ora c'è l'uscita del Milano, visto che De Angelis ha buttato il disco nell'angolo, poi Zarrillo con un pallonetto supera Scudier, disco che rimane nel terzo di difesa del Bolzano, esce Rosati, lancia per Oberhauk, Oberhauk vede Zarrillo libero, lo serve, Zarrillo si guarda indietro, rallenta, poi per Topati il centro per Oberhauk stesso, il gol di Oberhauk, esulta Oberhauk, siamo a 2 minuti 12 secondi del secondo periodo, 3-1 a questo punto, 3-1 il punteggio in questa rete di Oberhauk, ha ragione di esultare Oberhauk, non segna molto spesso. Abbiamo rivisto dietro la gabbia difesa da Mike Zanier, questa rete, la terza rete del Bolzano, Bolzano che la conduce per 3-1 e siamo a 2 minuti 12 secondi del secondo periodo di gioco. La prima partita a Bolzano è stata vinta dal Milano, una partita che è stata vinta per 6-3 dalla formazione rossoblu con ben 4 reti nel periodo conclusivo. Il gioco intanto è ripreso. Rossi De Mio per Brunner, poi il disco è controllato da Aldo Iaquinta per difensore del Milano, mentre c'è questa partenza di Toni Fiore, si inserisce Ansoldi, una deviazione forse non proprio voluta, Bartolone mantiene il disco nella terza difesa del Bolzano, poi libera Alderucci, il disco che viene lasciato sfilare oltre la linea di icing, quindi si ritorna nel terzo di difesa del Bolzano per questa liberazione vietata. 2 minuti 44 secondi del secondo periodo, 3-1 il punteggio a favore del Bolzano, squadra ospite. Maslenico e Fiore all'ingaggio in terza difesa del Bolzano, Leisman fa sostituire Maslenico con Pavlo, il direttore di gara sono il tedesco Quartal, il referee, poi un po' di battuta degli italiani Perenzi e Durante, disco mantenuto nel terzo di difesa del Bolzano, ancora rimane nel terzo di stecca, esce Rosati, Pavlo sul disco, ma è il Milano che centra un disco veramente prezioso per Ansoldi. C'è lo spostamento della gabbia, curioso perché lo spostamento sembra lo abbia effettuato addirittura un giocatore del Milano, in questo caso è l'inquadrato Toni Fiore, vedete un po' irriconoscibile anche i giocatori del Milano, vi ricordo, tanto rivediamo questa azione, ecco Toni Fiore, è trattenuto da Zukov e quindi perde l'equilibrio, va sulla gabbia,
e lo ha sposto. Infatti l'ingaggio non avviene nel terzo difesa del Bolzano ma nella zona neutra, perché per colpa della squadra attaccante. Casciaro, diciamo tutti con barba, barba da playoff, stentavo addirittura a riconoscere Tony Fiori, stavo confondendo con Rukin, uno è il 22, l'altro il 21 di casacca, ma il fatto che cogli impreparati e vedesseli con questa barba abbastanza folta. Pablo in dribbling supera Petroniro, ancora Pablo, si è impicciato Vostrikov e il contropiede con Santino Pellegrino, grande disco per John Ferraccioli. John Ferraccioli ha un grande controllo di Stecca ma questa volta ha fallito e parte il riparte Zhukov, finta un cielo offside, offside di Maslenikov se non abbiamo visto male, quindi c'è il fuorigioco contro il Bolzano, quindi si riprenderà un ingaggio nella zona neutra, primo piano per Larry Rukin. 3 minuti e 52 secondi, Scott Beatty e Sacratini all'ingaggio, Scott Beatty per il un ex tra l'altro, ex del Milano, ingaggio che è vinto Zarrillo che lo dà per Topati, che è riuscito a entrare, il tiro improvviso con lo scudo, Mike Zanier, Scudier non riesce a liberare, Zarrillo che controlla, Beatty dietro per Topati, Job sta giocando una partita giudiziosa, forse troppo, da solo Job tenta l'improvviso tiro e Mike Rosati si deve saltare con la pinza. Job sta discutendo nell'angolo con Robert Oberhauk ma lascia subito la presa, deve aver avuto qui primo piano per Mike Zanier, Mike Rosati, chiedo scusa, il portiere bolzanino, dicevamo Job deve aver avuto delle indicazioni ben precise. Abbiamo rivisto il tiro di Anthony Job, diciamo indicazione precisa da Rico Rossi, coach della squadra milanese, per evitare di attaccare un po' briga. Minuti 21 secondi, ingaggio nella terza difesa del Bolzano, ingaggio vinto dal Bolzano ma il disco rimane, Iaquinto lo tiene dentro, tiro passa sopra la traversa, una grande bordata di Iaquinto, il disco raccontato da Oberhauk, Bartolone ferma il disco, lo dà Iob da solo davanti a Rosati, sbaglia e c'è il fallo. C'è l'ostruzione. Di Alderucci abbastanza evidente e quindi adesso avremo il power play del Milano con Alderucci che vedete sta salendo sulla panca dei cattivi. Job effettivamente era in una posizione felicissima per segnare, quindi ha punteggio 3-1 a favore del Bolzano, quindi il Milano deve recuperare ed ora ha questa opportunità, questo power play, questo gioco di potenza, questa superiorità numerica, 5-4, quindi special team sul ghiaccio per la formazione di Milano ma anche del Bolzano che deve difendersi in questo power play. Grazie. 4 minuti 40 secondi, power play, 2 minuti di power play per il Milano, il tiro è stato subito bloccato, tiro di De Angelis, tutto da rifare per il Milano, uscita di Zanier però fronteggiato da Maslenio ha disturbato parecchio, quindi ora il Milano deve costruire con Bartoloni, in questo caso butta dentro Zhukov, libera. Power play non è mai stato un'arma particolarmente felice del Milano, ha sempre avuto delle difficoltà a passare in power play. Anche se il primo gol, il gol finora segnato, attenzione, grossi errori da parte della formazione rosso-blu. Dicevamo anche se il primo gol di questa partita è stato segnato da Scudia proprio in power play, in superiorità numerica. Un Bolzano che rispetto alla prima gara sembra decisamente rinfrancato, i russi giocano molto, la linea dei russi gioca molto bene, c'è l'uscita di Rosati, Rosati è molto arrabbiato con Job, lo gli va incontro, si parlano probabilmente in buon inglese, poi arriva
arriva come un angelo Zhukov che allunga una mano da dietro, non visto, e dà praticamente il via a Zarrillo che discute con Job. In effetti è stato Zhukov che ha dato una manata in testa a Job arrivando da dietro, ma Zarrillo era di fianco e quindi Job se l'è presa con Zarrillo. Sei minuti del secondo periodo, 37 secondi ancora di power play per il Milano. Rinuncia inspiegabilmente Santino Pellegrino a tentare il tiro, quindi deve essere rimpostata l'azione. Ferraccioli sbaglia clamorosamente, il disco per Zarrillo, ora va, il pallone è andato per fare addirittura fallo, tenta il rovescio Zarrillo. Bartolone, Pietro Niro converge al centro, poi De Angelis, il tiro, gol. 6 minuti e 37, De Angelis, non è gol, non è gol, ce l'ha trattenuta e colpo di bastone, trattenuta e colpo di bastone, viene annullato il gol. C'è una trattenuta. Abbiamo rivisto l'azione del gol, volo di tutto sul ghiaccio. Gol non assegnato. Probabilmente fallo sul portiere, infatti. 15 minuti e 20 secondi del terzo e conclusivo periodo con Bolzano sempre in vantaggio per 3-1 in gara 2 alla Gora di Milano. Zarrillo cerca di liberarci, riesce, Scolbiti che è andato a caccia del disco, poi Bezzo Sacratini che lo conquista, Bartolone, Job, Alderucci ferma il disco, ancora Job, affrontato da Zarrillo, Job al centro per Scudier che manca l'aggancio, Scolbiti in contropiede. Chris Bartolone va per affrontarlo, Zarrillo al centro, il disco poi giunge a Topadi che tira di rovescio Scolbiti. Alderucci, Aldo Iaquinta va a giocare il pack. Bartolone, Scudier. Scudiera a fondare a Casciaro, perde il disco, però il disco rimane mantenuto nel terzo in difesa del Bolzano da Bartolone. Abbiamo visto Casciaro con la mano allontanare il disco, sul ghiaccio non si potrebbe fare. Il tiro improvviso di Chris Bartolone parato e respinto da Mike Rosati. Ancora Bartolone, buona la partita di Bartolone questa seconda gara milanese. E Larry Rukin ora che controlla per Pellegrino, si mette di Ferraccioli, poi Pietro Niro, ma il disco che ora è ancora controllato dal Bolzano. Bolzano che ci prova con Vostrikov, la respinta di Gambale di Mike Zanier, un Bolzano che continua nonostante tutto ad andare a disturbare le uscite dal terzo del Milano, anche se potrebbe giocare forse al risparmio. Questo tiro improvviso di De Angelis e c'è il gol. C'è un colossale pasticcio sotto porta, 17-21. Questo è Tony Fiore, vediamo di rivedere praticamente il tocco di Tony Fiore che ha favorito a 17 minuti 21 secondi il gol del 3-2. Prima piano perché Spartolone, ah no, perdono, Tony Fiore, questa barba che mi, la barba da playoff mi inganna sempre. Al minuto 17-21 del terzo tempo
assistito dal numero 37 De Angelis, realizza Rocket Club Milano 24. Gioco è ripreso intanto. Il numero 22. 17 minuti 30 secondi, la gara si può riaprire per il Milano. C'è Scudier che manca una facile conclusione. C'era probabilmente un fallo di Dolina non rilevato comunque dagli arbitri, però c'è un fallo, probabilmente colpo di bastone segnalato dall'arbitro. L'arbitro capo, intanto sale il grido, il licitamento della tifoseria. Ecco, abbiamo visto la quarta al mimare il colpo di bastone. Abbiamo rivisto anche l'azione Zukov, il terzino del Bolzano. 2 minuti di penalità per colpo di bastone e la possibilità per il Milano a meno di 3 minuti alla fine di pareggiare. Infatti vediamo che Max Daniele sta parlando con Rico Rossi qui inquadrato per accordarsi sull'uscita, per dare un uomo di movimento in più. Questo power play De Angelis, Scudier però non deve perdere il disco. Bartolone comunque lo trattiene. Sacratini e libera Vostrikov. Daniele esce. Gli sputa dentro, Pablo a inseguire, ma Pablo rischia veramente il disco fuori. 18 minuti 15 secondi, siamo avvicinandoci alla fine della partita. Tra un po' Zanier dovrebbe uscire. Bartolone butta dentro per Job. C'era Pellegrino davanti, è nello slot per Rauch che lotta in balaustra. Disco che, ecco qua, con il manico della stecca e poi questo secondo intervento su Santino Pellegrino di Mike Rosati, che involontariamente sposta la porta. Attenzione, siamo negli ultimi 2 minuti della partita, spostamento volontario della porta significa rigore. Vedete, con il, quasi con il pomo della stecca e poi questa doppia parata e la caduta sulla porta per lo spostamento. Infatti, come vedete, l'ingaggio viene effettuato nel terzo di difesa del Bolzano. Spostamento a colpa del portiere, ma ovviamente non è volontario. 18 minuti 35 secondi del terzo periodo, 3-2 il punteggio a favore del Bolzano, quindi un solo gol di scarto per il Milano che sta perdendo questa gara 2 dopo aver vinto la prima per 6-3. Ora aspettando un momento all'altro l'uscita di Mike Zanier per rendere ancora più potente il power play. Però attenzione, De Angelis, Pavlu, De Angelis, Pavlu, ancora Zanier, il tiro di De Angelis. Bartolone non era riuscito questa volta a trattenere il disco dentro, il disco comunque controllato ancora da Milano con De Angelis. Ecco, esce in questo momento Mike Zanier, entra un uomo di in più per il Milano, ma a questo punto siamo al 19 minuti e 01 secondi. Primo piano per Santino Pellegrino, ritorno ovviamente tra guardia della gabbia Mike Zanier. Santino Pellegrino e Igor Maslenikov all'ingaggio, ingaggio che è vinto dal Milano con Bartolone che però prende una bastonata sul polso, giusto fatto uscire da Maslenikov. È uscito anche il portiere del Milano, quindi uomo in più di movimento, però Pavlo che va a intercettare, butta dentro con De Angelis. Ora che mancano mezzo minuto alla conclusione dell'incontro, Bartolone, Pellegrino, squadra rossa al completo nel senso che rientra
il penalizzato, ma c'è la liberazione vietata, quindi si ritorna nel terzo di difesa del Bolzano. Meno di 15 secondi alla conclusione dell'incontro, 3-2 sempre il punteggio, con l'ingaggio nel terzo di difesa del Bolzano e porta sguarnita del Milano, quindi un uomo di movimento in più per la squadra milanese che deve rimontare un gol, tenta questo azzardo negli ultimi secondi di gioco. Sono 7 i giocatori, ce n'è uno in più. Vediamo che esce Larry Rukin, era l'uomo in più effettivamente. Bartolone, il tiro e il disco lì davanti, libero, c'è Bagar, spostamento della porta, dovrebbe essere rigore in caso di volontarietà, però l'arbitro non fa nessun segno, c'è, avete visto l'espressione di Manno tra il preoccupato e il ecco, adesso possiamo apprezzare effettivamente chi sia stato Rosati, e con l'aiuto di Lucio Topatig, però forse non era volontario. 3 secondi alla fine dell'incontro, si discute nel terzo di difesa del Bolzano, ovviamente c'è una punizione per proteste a Toni Fiore, probabilmente ingaggio, quindi fuori dal terzo di difesa del Bolzano. A questo punto la partita è sostanzialmente finita. Al minuto 19:57, terzo tempo, 2 minuti di penalità al numero 22. Toni Fiore quindi alla penalità, Aldo Iaquinta si arrabbia, finale abbastanza scontato, mancano però ancora 3 secondi alla conclusione dell'incontro, Job va un po' a provocare, Zarrillo lo porta via. Quando mancano 3 minuti alla conclusione dell'incontro, punteggio di 3-2, 2 minuti a Fiore per proteste, aveva protestato sulla volontarietà del spostamento di porta di Mike Rosati, ma poi si è aggiunto un gesto decisamente antisportivo di Mike Zanier che ha colpito un linesman, lo ha steso mentre stava per uscire dal ghiaccio e si è preso quindi penalità a partita. Probabilmente è questo il linesman che ha ricevuto il pugno da parte di Mike Zanier. La partita si conclude sul punteggio di 3-2 per il Bolzano, che quindi si aggiudica comunque gara 2 dopo aver perso gara 1 in casa. Noi abbiamo concluso, grazie per la cortese attenzione, a voi tutti, buon pomeriggio.